Buongiorno, sono Marco Maggi, presidente nazionale della SIOACCA, la società italiana di odontostomatologia per l'handicap. Il tema oggi da affrontare sono i soggetti fragili, la gestione dei soggetti fragili e così capire molto succintamente chi sono i soggetti fragili. E l'articolo 32 del codice di deontologia medica parla che sono i minori, gli anziani e le persone con disabilità. L'ultimo, invece, definizione del 2014 parla di minori, che sono sempre per antonomasia soggetti fragili, tutte le persone in uno stato di fragilità e vulnerabilità psico, fisico, sociale e civile. Una definizione che mi piace sottolineare tanto è parlare di persona con disabilità ed è stata approvata dalle Convenzioni delle Nazioni Unite definitivamente nel 2008 ed è una qualcosa che già chiedevamo da tanti anni in primis persona con disabilità e non disabile. L'odontoiatria speciale è una branca medico-chirurgica atta a fornire ai pazienti con disabilità, alle persone con disabilità, una risposta specialistica a tutti i problemi di prevenzione, diagnosi, cure, terapia, riabilitazione delle patologie che coinvolgono il distretto oro-maxillo-facciale. E qual è lo scopo dell'odontoiatria speciale? È di consentire a questa tipologia di paziente di essere curato compatibilmente con il quadro clinico e il grado di collaborazione in maniera paragonabile per efficacia e qualità al resto della popolazione. Qui c'è un concetto molto importante che poi andremo a sviluppare in questi pochi minuti sul grado di collaborazione. È vero, didatticamente c'è la distinzione in paziente collaborante, parzialmente o potenzialmente collaborante, non collaborante, ma dobbiamo metterci in gioco anche noi. E da qui nasce appunto l'importanza della prima visita al paziente speciale, che richiede un approccio e una modalità sia appropriata al grado di collaborazione, sia all'autonomia del paziente, ma anche alle nostre capacità empatiche di entrare nel rapporto col paziente, con il genitore caregiver. Come medici non possiamo non cercare di conoscere la persona. Infatti Giustiniano diceva 1500 anni fa, non è molto utile conoscere la legge se non si sa nulla delle persone per le quali la legge esiste. L'ascolto è fondamentale. Se Cartesi diceva cogito ergo sum, penso dunque sono, quindi in un ascolto benedettino, ascolto dunque sono. E il medico si sente medico in quanto ascoltato dal paziente, il paziente si sente paziente in quanto ascoltato dal medico. Un'altra cosa fondamentale nel contesto di un follow-up di più visite è l'importanza della prevenzione, perché prevenire significa educare alla salute, quindi una bocca sana è una condizione fondamentale per avere anche una salute generale. C'era una bella definizione di conoscenza, di desiderio di conoscere di Aristotele, il desiderio di conoscere insito nella natura umana e nasce dallo stupore di fronte alla bellezza del mondo, non si può vivere senza interrogarsi sul mondo che ci circonda. E questo desiderio di conoscere è quello che la SIOACCA, la nostra società scientifica, sta portando avanti, società scientifica fondata nel febbraio del 1985, quindi abbiamo compiuto da poco 36 anni, con un programma culturale. Adesso purtroppo in questi 2 anni è stato rallentato fortemente per i motivi che ben tutti sappiamo, ma le commissioni scientifiche nazionali e il nostro manuale di odontoiatria speciale, questo libro 2 anni di lavoro che rappresenta una vita per tutti noi, il racconto di un'esperienza. Tutto questo è anche raccolto nel nostro sito www.sioacca.it, quindi promuovere i principi di odontoiatria speciale e la formazione culturale degli operatori, quindi con obiettivi etici, deontologici, di ricerca scientifica. Tutto questo, la SIOACCA sarà presente al Collegio dei Docenti di quest'anno, del 2021, e portando la nostra piccola esperienza di clinica, di ricerca, di scientificità, ma anche, non meno importante, come dicono gli anglosassoni, last but not least, di umanità.